sporche, malfunzionanti, arrugginite, danneggiate ed abbandonate a loro stesse, quelle rimaste, ed altre svanite nel nulla. Stiamo parlando delle biciclette del bike sharing che occupano in 6 stalli predisposti alcune postazioni a Fano. Per un'amministrazione che vuole fare della mobilità dolce il suo fiore all'occhiello non è un bel vedere. Un patrimonio di tutti, impiantato con soldi pubblici e lasciato lì a marcire e reso inutilizzabile previa iniezione antitetanica. All'appello ne mancano ben 9 dagli stalli. Che fine hanno fatto queste biciclette? Chi le ha in consegna? Perché non sono state rimesse al loro posto? Nessuno poi le ha mai viste girare per la città e gli uffici comunali dovrebbero conoscere l'identità di chi le ha prese, forse. Meno 3 dagli stalli del porto, meno 2 dalla Marina dei Cesari, meno 1 da quello del Foro Boario. Ma la palma d'oro del degrado dell'incuria spetta allo stallo della stazione. Lì ne mancano ben 3 e delle 5 rimaste, 2 sono assolutamente inservibili. Una bella comodità per chi arriva a Fano in treno. Prendendo soldi da un progetto con fondi europei insieme alla città di Pesaro per ben 80.000 euro, cose che diremmo buttati via in pratica, perché le biciclette sono inutilizzate, sono quasi tutte rotte, molte non ci sono più, quindi non si sa che fine abbiano fatta. Queste postazioni erano rivolte ai cittadini e ai turisti. Per i turisti è molto difficile farne uso, perché chi arriva alla stazione o chi arriva al Foro Boario a parcheggiare, insomma dove sono state previste le postazioni, dovrebbe recarsi presso l'ufficio dell'URP del comune, che ha degli orari prestabiliti, e fare questa famosa chiavetta per poi utilizzare queste biciclette, e si potrebbero utilizzare anche quelle di Senigallia, Pesaro, perché il progetto inizialmente era comune a quello delle altre città vicine. Però insomma l'utilizzo che ne è stato fatto è scarsissimo, le bici sono inutilizzate, sono tutte rotte, il progetto prevedeva la manutenzione delle stesse, cose che non è stata mai fatta, e quindi insomma sono in pratica soldi buttati via.